che cambia siamo noi. Il nostro spettacolo è uno spettacolo molto semplice in realtà nell'allestimento. Partivamo proprio senza gli strumenti proprio necessari anche a livello di luci, di suoni, e quindi la nostra idea è stata quella di creare un qualcosa che avesse un impatto emozionale. Quindi abbiamo fondamentalmente comprato un enorme telo bianco e abbiamo giocato appunto con le luci e con le ombre, quindi proiettando su questo telo bianco alcune ombre, diciamo, significative, quindi come se fosse un po' l'immagine delle storie che sono raccontate. Il progetto nasce nel quadro di una convenzione l'ufficio regionale dell'amministrazione penitenziaria, che si chiama Provveditorato, e l'Università degli Studi di Milano Bicocca. E attraverso il fatto che in accordo col rettore io avessi potuto tenere il corso di insegnamento sulla mediazione dei conflitti all'interno del carcere di Opera, la cosa interessante a mio avviso, che in generale non si fa, è che questo è un corso istituzionale della laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali, che si tiene istituzionalmente dentro il carcere. Annualmente sono, diciamo così, una trentina di studenti della laurea magistrale che seguono il corso dentro il carcere di Opera e una trentina di persone detenute che si iscrivono. L'argomento del corso è prima la mediazione con se stessi, quindi lavoro con il proprio doppio, ombra, da qui poi quello che sarà lo spettacolo, giochi di luci e ombre, e poi anche delle esercitazioni su come si può fare mediazione tra persone che confliggono. Alla fine del primo anno si è deciso di vedere di riuscire a pubblicare il lavoro. Abbiamo trovato questo editore che si chiama Anima Edizioni. Il libro parla appunto delle esperienze fatte su sei temi specifici che hanno preso spunto da alcune tragedie greche, ma anche da classici della tragedia. Le persone hanno fatto una serie di riflessioni di come a partire da quelle situazioni si potessero riconsiderare quelle situazioni nelle esperienze di ciascuno, quindi sia delle persone detenute che degli studenti di Bicocca. In una discussione interna con un gruppo, in particolare col gruppo Giochi di Luce e Ombre, perché uno dei capitoli del libro è esattamente questo, è venuto fuori l'idea che era più interessante presentare il libro e presentare alcuni aspetti attraverso uno spettacolo teatrale, ed ecco che nasce lo spettacolo teatrale. Abbiamo pensato di mettere in scena gli scritti personali di ognuno di noi, loro, dei ragazzi, degli attori, non attori di Opera, ma anche i nostri. Diciamo, il nostro obiettivo era tirare fuori quelle luci e quelle ombre che poi contraddistinguono tutti gli esseri umani. Si è costruito in autonomia, e in autonomia ha avuto anche un grosso successo, perché a quello spettacolo, quindi diciamo così, la prima uscita, no, di presentazione, c'erano più di 300 persone. Abbiamo deciso insieme alle persone, ai nostri compagni, attori detenuti a Opera, di proseguire questo progetto, perché comunque i riscontri che abbiamo avuto dallo spettacolo sono stati molto importanti e molto significativi. La particolarità di questo sia stato il fatto che è stato fatto tutto in autonomia, cioè non ci sono stati interventi esterni al gruppo, tipo la regia è stata collettiva, con in particolare riferimento a uno
uno degli attori che è stato anche il regista dell'esperienza. Io ho partecipato allo spettacolo come tecnico audio e luci, ma è incluso quello che poi mi è venuto fuori dallo spettacolo. Mi hanno raccontato quello che c'è, le emozioni che ci sono state dietro questo episodio e le riflessioni che poi anche grazie al progetto insomma si sono sviluppate. Secondo me è stato qualcosa di unico, cioè qua fuori dagli altri progetti, anche all'interno del carcere, quindi comunque dove i detenuti fanno uno spettacolo teatrale, cioè è qualcosa che va oltre.